L'agenzia verrà distrutta. Tutte le teorie in questo video. Dove mi trovavo prima? Mi trovavo in uno dei 5 mini vault, dove possiamo vedere che all'interno è tutto viola. Il colore viola, ovviamente, in Fortnite viene associato al cubo. Quindi il cubo alimenta queste cose. Non si trova solo in questo, ovviamente, ma si trova anche in quello, come in quello, come in quello, come in quello. Ma la cosa più importante è l'agenzia, perché come vi ho detto verrà distrutta. E in questo video riuniremo tutti i pezzi, tutte le cose che ci ha lasciato la Epic e che forse ci condurranno finalmente alla fine di questa season. Mi raccomando, seguite tutto il video, una bella iscrizione, un bel like al video se vi piacciono questi video, teorie e poi raga, supporto un creatore RKG, tratti un altro team nel negozio oggetti. Ma iniziamo. Subito. Da quando questa season è iniziata, tra tutti i posti che ci sono stati nella mappa, l'agenzia è stato il più gettonato. E molta gente atterrava qua e non andava alla grotta, allo yacht, al pozzo o addirittura allo squalo, ma veniva all'agenzia. Ricordiamo che l'agenzia è la casa di Mida e domani finalmente potremo sbloccare lo stile ombre, lo stile spettri di questa fantastica skin. Quindi Mida. Nei file di gioco sono state trovate molte cose riguardanti l'agenzia. Prima tra tutte che diventerà ombre, perché come vediamo adesso è spettri, perché ci sono i simboli degli spettri e Bianca e gli scagnozzi sono spettri, ok? Anche la palla che tiene Mida sopra se stesso è spettri, ma diventerà in versione ombra e verrà distrutta. Perché verrà distrutta? Sempre nei file di gioco sono state trovate foto dell'agenzia che la rappresentavano distrutta, ma non distrutta a metà un pezzo, ma proprio rasa al suolo, con solamente un piano rimanente, e penso che sia quello del bunker, che ci dà appunto la possibilità di aprire questo bunker. Ricordiamo sempre che ci sono questi piccoli bunker qua sotto, che non sappiamo a cosa servono, ma sappiamo solamente, come vi ho fatto vedere prima, che al loro interno hanno questa cosa viola, che riguarda sicuramente il cubo. Non sappiamo altro, signori, sull'agenzia, ma sappiamo che ci sono ancora molte cose da scoprire in questa season. E visto che terminerà il 4 giugno, visto che è stata prolungata, avremo ancora molte cose riguardanti la storyline. Ma il vero motivo di questo video non era l'agenzia, perché ve ne volevo parlare dell'agenzia. Ma è un'altra, signori, la cosa. Purtroppo rusciata. Che cosa vuol dire verrà bruciata? Verrà, come possiamo dire, non rasa al suolo, verrà veramente bruciata, ma non solo fattoria frenetica, ma un quarto della mappa da fattoria frenetica verso la stazione del radiocomando, dove c'è la base delle ombre. Quindi raga, non vedo veramente l'ora per vedere cosa succederà, ma adesso vi dirò tutte le teorie che abbiamo e tutte le cose che possiamo vedere che ci confermano questa cosa. Già da molto tempo, fattoria frenetica, essendo veramente al centro della mappa, ha attirato tanti giocatori come l'agenzia. Però la cosa che ci fa più dire che questa teoria sarà vera è appunto le skin di Travis Scott. Adesso, signori, noi quitteremo dalla partita e vi farò vedere tutte le cose che ci dicono che è vera questa teoria, già a partire dalla schermata di caricamento. A destra vediamo l'Astroworld con una mappa, ma non è una mappa qualunque, è la mappa di questa season, anzi non di questa season, ma della season 1 del capitolo 2. Cosa vuol dire la season 1 del capitolo 2? È di questo capitolo? Sì, ma non di questa season. Perché? Perché non vediamo rappresentato né il pozzo, né l'agenzia, né lo yacht, né la grotta e neanche lo squalo. Si può pensare veramente che sia di una prossima season? Quindi addirittura di una season 3? Ve la faccio rivedere meglio, eccola qua. Come vedete non c'è né l'agenzia, non troviamo il pozzo, non troviamo lo squalo, non c'è lo yacht e qua neanche la grotta. Ok, è possibile che si tratti veramente della mappa della Season 3? Ci hanno già spoilerato la mappa della Season 3? Non lo so, signori, ma un'altra cosa che ci fa dire che questa teoria è vera
è la skin Astro Jack nel negozio oggetti. Adesso qua non mi fa vedere lo stile, lo andiamo a vedere nell'armadietto. Che cosa vuol dire la skin Astro Jack? Ci dice qualcosa. Andiamo subito a vedere l'altro stile, signori. Quindi quello, come si chiama? Quello un po' più. Quello luminoso, ok? Psycho Mode. Ok, intanto un attimo, per favore, leviamo questa musica di Marshmello. Mettiamo un attimo una musica un po' più adatta. Questa, dai. Alziamo anche il volume della musica, per favore, così almeno tutta l'atmosfera si fa bella. Let's go. Come stavo dicendo, signori, andiamo sulla skin Astro World, signori. Questa skin ha tanto da nasconderci, soprattutto il secondo stile, quindi il Psycho Mode, che secondo me vorrà dire qualcosa. Possiamo vedere che anche qui l'agenzia non viene mostrata, ma neanche Fattoria Frenetica viene mostrata normalmente. Infatti possiamo vederla nella versione bruciata. Ok, però non ci dobbiamo solamente soffermare su questa mappa, ok? Dobbiamo anche soffermarci su questa mappa, la mappa vecchia, quindi la mappa del capitolo 1. Che cosa vuol dire ci dobbiamo soffermare sulla mappa del capitolo 1? Ebbene sì, signori, non è mai stata distrutta. Non è mai stato distrutto niente, signori. E ce lo conferma che c'è ancora la mappa. C'è ancora la mappa, ma dov'è questa mappa? Ve lo farò vedere dopo. Iniziamo con le teorie, signori. Questa è la mappa della Season 3. Preciso, Season 3. Quindi non era né caduta la meteora, né si era mostrato il cubo, non era né venuta la neve, ma neanche il vulcano, come neanche il buco nero. Non c'era stato né il cactus e neanche il locus. Questo cosa vuol dire? Che gli eventi che ci sono stati non sono mai avvenuti. Ma in che cosa? E come è possibile che non sono mai venuti? Noi abbiamo visti. Ebbene sì, signori, è stato tutto. Ha fatto tutto il visitatore, ha fatto tutto il buco nero. Questo aggeggio qua, signori, per chi non sapesse cos'è il buco nero, ma penso che lo sappiate tutti, ha fatto tutto lui, signori. Questo aggeggio ha buttato via tutto. Che cosa vuol dire, signori? Vuol dire che il buco nero ha risucchiato tutti i vecchi posti della vecchia mappa, tutti i posti che non c'erano che c'erano tra la season 4 e la season 10. Quindi tutte le cose accadute dopo la meteora e quindi dopo la storyline. Questo vuol dire che il visitatore si è sacrificato per noi, ma noi ancora dobbiamo vedere la storia dei 7, ok? Noi ne conosciamo solamente 3 su 7 di queste entità e dobbiamo ancora scoprire le altre 4, e le scopriremo in questo capitolo, se non in questa season o addirittura nella prossima, ok? Quindi io vi voglio dire che molto probabilmente, o nella season dopo o nella season dopo ancora, ritorneremo nella vecchia mappa. Ma non nella vecchia mappa della season 10, ma non nella vecchia mappa della season 9, neanche quella della season 8, ma nella season 3, dove potevamo vedere Magazzino Muffito, Pantano Palpitante, quindi Putrido Pantano, ancora Boschetto Bisunto, il lago, il bosco Bladerante, Tomato e soprattutto Tilted Towers, che non verrà mai distrutta, ok? E ce lo dice anche qua l'arcipelago, che possiamo trovare qua i piccoli arcipelaghi e le piccole isolette. Adesso ve lo voglio far vedere meglio nel replay. E come vi voglio far vedere prima intanto il trailer della season, mi voglio soffermare su un piccolo pezzo riguardante la storia dei 7. Allora raga, un attimo, adesso possiamo vedere Lynx, che vabbè raga, l'avete visto tutto il trailer della season. Ce lo ricordiamo un attimo e vi parlo di veramente quello che sta succedendo e con che cosa abbiamo a che fare. Allora, Bananita, Pieghino e Brutus. Eccolo, signori. Lo vediamo? Qua c'è il piccolo coso dei 7 con 3 persone e 4 punti interrogativi. Quindi questo vuol dire che la storia dei 7 la riprenderemo. Andiamo a vedere l'ultima cosa. Guardatevi anche la mappa, ce l'abbiamo a destra, la mappa molto probabilmente della season 3. Quindi ce l'hanno svelata. Sì. Quindi verrà bruciata mezza fattoria.
con un incendio, non lo so, signori, quello che accadrà. Molto probabilmente c'entrerà la macchina del Doomsday Event, ok? Che con il suo potere distruggerà l'agenzia e manderà via tutti gli agenti. Distruggerà il pozzo, distruggerà la grotta, anche se il pozzo è già stato distrutto, distruggerà la grotta, lo yacht, lo squalo e soprattutto l'agenzia, ma anche bruciare Fattoria Frenetica con i danni che causerà. Entriamo nel replay, signori, facciamo. Aspettiamo, scusate, che scendiamo. Ok. Ci mettiamo nel, come si chiama? Nel drone libero. Appena mi ci fa mettere. Dai, mi ci fai mettere. Gioco. Ok, perfetto. Drone libero. Chiudiamo tutto e andiamo a vedere di che cosa sto parlando. Leviamo queste cose che, vabbè, ci danno fastidio. Andiamo col drone libero. Let's go. Allora, vi avevo fatto vedere prima Fattoria Frenetica e tutto quanto, però vi voglio far vedere anche un'altra cosa. Le vedete quelle isole là? Inoltre, là abbiamo l'Astro World che si sta sempre più avvicinando. Per chi non l'avesse più seguita, è questa, eccola qua, signori. Ma parlando ancora delle isolette, quelle isolette là e soprattutto quegli arcipelaghi là, vi ricordano qualcosa? A me ricordano qualcosa, signori. Cosa sono? Sono gli arcipelaghi e le isolette che possiamo trovare sulla schermata di caricamento del Travis Scott. Quindi questo cosa vuol dire? Che la vecchia mappa c'è ancora e adesso ne abbiamo le prove. La vecchia mappa c'è, ci torneremo? Molto probabilmente sì. Un'altra teoria che ancora ce lo dice, questa cosa c'è già da tanto in game, ma quasi nessuno ne ha mai parlato, o ne hanno parlato, ma nessuno ci si è mai soffermato. Questo robot qua, signore, è sopravvissuto. Il robot che potevamo avere nella vecchia mappa è sopravvissuto, signori. È questo qua, si trovava tra rifugio ritirato e corso commercio. Questo cosa vuol dire? Che è scappato dalla vecchia mappa. E come è scappato? Se è stata distrutta, questo vuol dire che esiste ancora. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete tutti un bel like al video, una bella iscrizione al canale, supporto un corredore RKG direttivo al tuo team dei negozi oggetti. Per chi vuole vedere queste cose, le può trovare in partita. E auguriamoci di ritornare nella vecchia mappa. Per chi volesse sapere, la direzione si trova verso di là e anche verso di là. Quindi, signori, la teoria che avevamo fatto sopra, sotto, nella scorsa season, scusate, del sottosopra, è mezza giusta, ok? Quindi la vecchia mappa si trova esattamente sotto di questa, ok? Quindi il mondo di Fortnite è tondo. Ci vediamo in una prossima live o in un prossimo video. Ciao!